Che posti meravigliosi! Alle mie spalle vedete il massiccio del Sassolungo e dalla parte opposta alle mie spalle sempre vedete il Maso Plosch, un maso della tradizione di questi luoghi, della famiglia Senoner. Abbiamo già parlato con Clemens Senoner, ci ha fatto vedere la sua stalla, ci ha parlato del suo lavoro. Però, se vi ricordate, gli avevo anche chiesto se la mamma Caterina ci può fare il favore di farci vedere come si fanno i canedli, i famosi canedli che da queste parti sono molto conosciuti e preparati. Ebbene, ci ha detto sì, andiamo a casa sua e andiamo a vedere come prepariamo i canedli insieme. Quali sono gli ingredienti che vanno nei canederli? Quali sono le cose che ci vanno messe dentro? Oh, tante cose. Prima si deve fare piccolo il pane, tagliarlo, deve essere vecchio pane, no? Si può tagliarlo. Pane secco. Secco, sì, poi dopo si mette qualche cosa di verde magari, e poi Tipo l'erba cipollina. cipollina, sì, e poi magari un po' di lardo o una salsiccia, anche Ah, va qualche bene. cosa di Dunque si possono fare in tanti modi in diversi, in tanti realtà. modi diversi, sì, Ogni anche famiglia ha la sua. anche un po' di carne vecchia e tagliarla minute. Metto giù prima la roba verde qui. Ho capito. Adesso si mischia bene. Poi si mette olio, perché deve venire soffice, Ah. no? Adesso si Ah, deve ci mettere il mette. latte, un buon latte. Questo è il latte delle vostre mucche, ovviamente. Questo è buono. Oh, quello sì. È come farina uguale, tutto diventa uguale, anche le uova. Questi sì sono. Vedi che belle uova Sì. fresche. Ma queste anche sono le vostre qui del Maso. Sì, ecco. Beh, ci vuole della forza anche per fare i canedli. Certo. Dunque, alla fine fa anche dell'allenamento, fa dell'esercizio a fare i canedli. La ginnastica come le bambine. Vedi come sono le uova tutte. Ben mescolate. Certo. Deve venire la pasta un po' più dura, no? Se non si è capace di aggiungerle. Ah, ok. Adesso diventa ancora più faticoso. No, no, tanta forza sì. Ecco. Terese ci sta aiutando, da dietro le quinte. Sì. Anche se Caterina ha in mano la ricetta. Ecco che bella massa, tutta uguale deve essere, no? Sì. Vedete da qualche parte farina ancora. Perciò più si mescola, meglio è. Certo. Vedi? Caterina, questa è la misura media, giusta, che fa lei di solito? Sì, sempre così. Ma si possono fare anche più grandi o più piccoli? Ah, Anche sì. lì c'è la libertà di. In realtà i Queste qui canedli ci sono sono tanti. normali. Questa è la misura media, Media, come. media, sì, così presa poco, poi qualche d'una un po' più grande, un po' più piccola anche. Vedi, questa è un po' più piccola. Quanto tempo devono stare a bollire nell'acqua? 10 minuti sicuri. 10 minuti circa.
Signora Caterina, adesso i cannelli sono pronti perché 10 minuti Sì? sono passati e li andiamo a prendere che li facciamo vedere. Sì. Belli. E questi possono restare nell'acqua fino a quando decidiamo di consumarli, possono rimanere ad Anche aspettare nell'acqua. E domani. si lasciano così, in Sì, attesa di essere sempre consumati. così. Signora Caterina, è stata bravissima, ci può dire un ultimo segreto? Io so che lei ha una bella età, quanti anni ha? Lo vuole dire? Se Sì, non lo... Quanti sì, anni ha? sì, sì. Io compio i 97 anni. 97 anni, Caterina, complimenti perché lei è veramente in gran forma, è simpatica e ci ha fatto vedere come si fanno questi cannederli veramente con una grande maestria. Io sono convinto che l'aria di questi posti e della montagna le faccia bene perché è in gran forma. Grazie di tutto, Caterina, è stata molto gentile e a presto. Noi dopo ci assaggiamo i suoi cannederli. Un altro anno sicuro. Ci vediamo il prossimo anno. Ciao Sì, Caterina! ciao, grazie.